Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e ben ritrovati anche agli ascoltatori del podcast. Si è appena conclusa la sesta tappa del Giro d'Italia con l'arrivo al Rapolano Terme, tappa molto bella già da come ve l'avevo accennata ieri. Si pensava già che usciva fuori una tappa di questo genere, c'erano i settori di Strada Bianca con diversi strappetti in mezzo che hanno reso la gara molto interessante e molto bella da vedere. Ieri vi ho detto che questa tappa poteva uscire fuori una fuga e poteva arrivare una fuga. Difatti è stato così, perché ha premiato i fuggitivi di giornata, non sono partiti all'inizio, ma una fuga che è partita di forza ai meno 80 km. Inizialmente erano diversi i corridori davanti e alla fine sono rimasti in tre i tre più forti, tra cui Luke Plapp della Jayco Lula, il campione nazionale australiana, Julien Alaphilippe, lo conosciamo tutti penso, del team Sudal Quickstep, Julien Alaphilippe che cerca buone sensazioni, cerca la vittoria dopo tanto, soprattutto in un Giro d'Italia, comunque in una vittoria di spessore, ci ha provato in tutti i modi, ma spoiler, non ce l'ha fatta. E Pelayo Sanchez della Movistar. Ci aspettavamo o Plapp o Alaphilippe di questi due, almeno io, e alla fine a vincere, beffando di poco il gruppo, è stato Pelayo Sanchez che è riuscito a battere Julien Alaphilippe. Come vi ho detto, è stata una gara molto bella, ci sono stati i settori di Strada Bianca, tre settori di Strada Bianca, la fuga è andata, sembrava all'inizio addirittura che il Team UE faceva andare la fuga per andare a far prendere la maglia rosa a Luke Plapp, ma alla fine non è andata così. Avevano guadagnato all'incirca 3 minuti nel primo settore di Strada Bianca, il gruppo è andato molto forte e si è riavvicinato portandosi a 2 minuti. Dietro il Team Ineos ha fatto un'andatura fortissima che ha tagliato le gambe a tanti dietro. Difatti, di uomini di classifica si è staccato Juan Pedro Lopez della Lidl Trek. Anche oggi ci sono state delle cadute. Non so in questo momento ancora cosa sia successo, ma abbiamo visto per terra prima dell'ultimo settore Strada Bianca Damiano Caruso. Quindi, molto probabilmente voi che state guardando il video, tempo che uscirà fuori, sapete già cosa è successo e speriamo niente di grave. Invece, Tiberi del Team Bahrain è rimasto intatto. Per il resto, altri uomini di classifica non sono saltati. Abbiamo rivisto molto bene i due uomini che sono saltati la prima tappa, sia Arespan per la Ineos che si è messo davanti a fare il ritmo più volte, è andato molto molto forte, sia Romain Bardet che nell'ultimo strappo ha provato ad andare via dal gruppo. Quindi stanno tornando in qua e vediamo già da domani che ci sarà la cronometro come vanno anche loro. E più che altro sono fuori classifica, vediamo se si potranno poi nelle prossime tappe inventare qualcosa. Detto questo, sta uscendo fuori un Giro d'Italia molto bello, penso il più bello degli ultimi anni, molto simile secondo me per ora al Tour de France. Quando guardi una tappa ti viene voglia di rivederne subito un'altra, quindi tanta roba, e soprattutto questo secondo me è dovuto a Tadej Pogačar che sta partecipando e che sta interpretando la corsa in un certo modo. Gli anni scorsi invece non succedeva così. Scrivete anche voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E quindi la tappa di oggi è stata molto bella, molto movimentata. Immaginavo in realtà, già da come ve l'avevo descritta ieri, ve l'avevo anche detto che non sarebbe stata adatta ai velocisti. Difatti, già dai primi strappi sono saltati praticamente tutti. L'unico che invece si è fatto vedere è stato Caleb Groves, che era nella fuga di giornata e si è staccato nel primo settore di Strada Bianca dai primi tre, che erano effettivamente più superiori rispetto agli altri, e per quello poi sono arrivati. Non a caso, comunque, all'interno c'era Julien Alaphilippe, bicampione del mondo, già vinto due mondiali, e non è di sicuro l'ultimo arrivato. L'ultimo arrivato invece è stato Pelayo Sanchez, che io non lo conoscevo, diciamo, non me lo aspettavo, più che altro non me lo aspettavo così forte, e nell'arrivo a tre ha sverniciato Julien Alaphilippe, ma comunque è stato bello vedere che è stato un arrivo che è stato incerto fino all'ultimo, che non è stato il più forte o il più conosciuto a vincere, e quindi una gran bella sorpresa. Invece dietro nel gruppo, non ve l'ho nominato, ma Andrea Piccolo ha fatto un'azione in meno 4 km dopo l'ultimo strappo, è andato via in solitaria, ha provato ad andare a riprendere i tre fuggitivi, scusate, e alla fine ha chiuso quarto davanti al gruppo. E secondo me Andrea Piccolo riuscirà a prendere una tappa in questo Giro d'Italia. Già dall'azione di oggi ce l'ha fatto capire, ma anche dall'azione che ha fatto nella tappa d'Europa. Se
Sì, quest'anno non l'abbiamo quasi mai visto. Ha vinto in Colombia inizio anno e secondo me, poi non l'abbiamo più visto in realtà dalla Colombia, una gara piccolina. E con questo chiudiamo la tappa di oggi. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, vi consiglio di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video e sapete che dopo ogni tappa ci sarà il resoconto della tappa appena trascorsa con l'analisi della tappa successiva. E probabilmente, adesso stavo un attimo studiando se riuscivo a farlo, domani che è il giorno della cronometro potrebbe anche esserci la live fatta appena fine della tappa o forse addirittura durante la tappa. E in caso scrivete qua sotto nei commenti come piacerebbe vederla. E detto questo andiamo a vedere la tappa numero 7. La tappa di domani sarà la prima cronometro di 40,6 km con 400 metri di dislivello. Tappa 4 stelle addirittura, perché troviamo la prima parte, i primi 34 km praticamente pianeggianti, e gli ultimi 6 km con tutto il dislivello, quindi 400 metri di dislivello. Ma soprattutto ci dobbiamo soffermare sugli ultimi chilometri perché sono belli duri. Intanto gli ultimi 3 km hanno un 3,2 di pendenza media con punte all'11%. Prima di arrivare agli ultimi 3 km però si affronta anche la salita di Casaglia, con pendenze che arrivano fino al 16%, quindi diventa molto interessante questa tappa, e soprattutto perché è una cronometro, quindi da domani la classifica generale prenderà un'altra forma. La maglia rosa secondo me rimarrà uguale. Seconda posizione secondo me ritornerà ancora più saldo, cioè sarà ancora più saldo Geraint Thomas, e vediamo, sono curioso soprattutto a vedere cosa succede dietro nelle posizioni di rincalzo, perché per ora abbiamo una top 10 comunque di gente forte, ma da dopo la cronometro vedremo quali saranno i nomi là davanti. E detto questo, però andiamo a vedere il favorito di giornata. Il favorito di giornata domani sarà Filippo Ganna. Filippo Ganna lo conosciamo quanto forte è a cronometro. Quando viene al Giro d'Italia, ormai di cronometro ne ha vinte tante, e questa, secondo me, soprattutto per i primi chilometri che sono tutti piatti, è perfetta per lui. Non ci sono gli altri che potrebbero impensierirlo, quindi Remco Evenepoel o Joshua Tarling, che secondo me sono gli altri due cronomi più forti al mondo a livello di Pippo Ganna, e quindi, secondo me, domani il favorito numero uno sarà lui. E altri corridori da tenere sott'occhio magari potrebbero essere Edoardo Affini o Magnus Sheffield, sempre del team Ineos, che oggi ha dimostrato anche lui tanta gamba. E detto questo, per oggi abbiamo visto tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video e i prossimi processi alla tappa. E se lo fate, siete dei grandi e io vi saluto e ci vediamo alla prossima.